Benvenuti a Overtime Futsal, una trasmissione che ormai volge agli sgoccioli perché la stagione sta per terminare, per darci i suoi verdetti, verdetti che sono arrivati anche in questa giornata. Non c'è Felice Pantanella, che comunque però ha contribuito tantissimo al nostro Overtime perché ci saranno tanti interventi, ma iniziamo subito dal primo verdetto, quello della Serie B, che arriva quasi inesorabile. I risultati di questa giornata ci dicono che Mirafinnafondi termina 8-1, solo Capomaccio a segno per la squadra del presidente Ginepro, mentre la Gymnastic Fondi strapazza il Tombesi Ortona 5-0. Il risultato finale: Nunigno, Vinicius, Salvi e Dudu i marcatori. Ovviamente per questa gara era presente Mondo Futsal, che segue e ha seguito in questa stagione il Gymnastic Fondi. Allora noi andiamo a vedere il montaggio di Luca Napolitano e ovviamente i gol curati da Mondo Futsal. Ringraziamo allora i fratelli Napolitano e soprattutto Roberto Martin, che ci hanno accompagnato in questa stagione di Serie B. Andiamo a vedere quella che è la classifica finale di questo campionato. Il Lido di Ostia, l'avevamo già detto, è volato in Serie A,
Pratola, Torrino e Ginnastic si giocheranno quelli che sono i playoff. Il Ginnastic che accede ai playoff addirittura con il punto di penalizzazione e con la sconfitta che è arrivata a tavolino in questa stagione, quindi poteva essere qualcosa in più per la squadra fondana del presidente Biasilio, che alla prima stagione firma comunque un'ottima presenza in Serie B. Scendendo, ahimè, possiamo vedere che il Fondi si qualifica penultimo, solo un gradino in più a quello che è il Venafro, fermo a 0 punti. Un po' la Cenerentola, la squadra del Venafro in questo campionato 2016-2017. Il Fondi chiude con 31 punti in classifica e si andrà a giocare i playout stagionali. Andiamo a vedere quello che sarà il prossimo turno, anche perché si parla già di playoff e per quanto riguarda la squadra del Ginnastica Fondi dovrà vedersela con la Bulls San Giusto. Ovviamente poi vi comunicheremo anche cosa farà il Fondi Calcio A5. Scendiamo in C1, dove il campionato è già terminato da qualche giornata, ma solo per aggiornarvi praticamente su quello che è il quadro dei playoff. Il Minturno era qualificato direttamente al secondo turno e quello andiamo per gradi. Il primo turno dei playoff è terminato 6-5 per l'Italpool contro il Parioli, che era la squadra che era nel girone del Minturno. Stessa squadra del girone del Minturno, il Forte Colleferro ha liquidato l'Atletico Fiumicino. Torniamo poi dopo su Cisterna e Vista Fondi, ma nel prossimo turno di quelli che sono i playoff, il Minturno dovrà vedersela proprio contro l'Italpool. Si giocherà di mercoledì, quindi questo mercoledì, al palazzetto del Palaborelli. Per quanto riguarda la pool playout, torniamo quindi su quella che è la schermata di poc'anzi e vediamo che non ce la fa il Vista Fondi, che perde 3-2 sul campo del Savio. Stessa sorte, quindi la retrocessione spetta al Cisterna, che esce battuto sul campo del Rocca di Papa 6-4. Una stagione amara quindi per i ragazzi della Vista Fondi, che vedono svanire il traguardo che avevano conquistato proprio lo scorso anno. Infatti furono Minturno e Vista Fondi a salire, e ironia della sorte, proprio la Vista Fondi che retrocessa fu la squadra prima classificata in campionato, mentre il Minturno praticamente andò per quelli che erano i playoff a conquistarsi la categoria, e la squadra di Vanderlei sembra potersi giocare addirittura un altro passaggio in questa stagione. Il Vista Fondi retrocede, ne parliamo con Carmine Napolitano, che contattato dal nostro Felice Pantella ci ha spiegato quella che è stata la stagione dei colori fondani e soprattutto una stagione fatta in casa con giocatori del proprio comprensorio, con giocatori che avevano conquistato questa categoria e che se la sono giocata fino alla fine. Vediamo il commento di Carmine Napolitano. Siamo chiaramente dispiaciuti per l'epilogo di questa stagione. Purtroppo non era iniziata benissimo, visto l'addio di Mister Collu a 9 giorni dall'inizio del campionato. La squadra comunque ha saputo ricompattarsi dopo questo avvio non semplice. E devo dire che fino a Natale abbiamo rispettato in pieno quella che era la nostra tabella di marcia, posizionandoci addirittura al sest'ultimo posto, che ci avrebbe garantito la salvezza diretta. Sapevamo che nel girone di ritorno molte delle nostre dirette concorrenti si sarebbero rinforzate, così è stato. Abbiamo tenuto comunque botta molto bene fino a metà febbraio, poi nell'ultimo mese e mezzo c'è stato un calo preventivabile. In ogni caso, siamo stati sfortunati nelle ultimissime partite della stagione, perché avremmo potuto disputare benissimo il playout in casa anziché di farlo in trasferta, ma purtroppo è andata come è andata. Ci sono state delle partite, soprattutto in casa, in cui non ci è girata benissimo, e alla fine siamo stati costretti a disputare la gara decisiva per la salvezza a Roma contro il Savio. Una partita terminata 4-2 con l'ultimo gol dei nostri avversari all'ultimo secondo, ma molto combattuta. Anzi, dal punto di vista delle occasioni abbiamo fatto sicuramente più noi, ma un altro difetto portiamo dall'inizio dell'anno che alla lunga ci ha condannato, ovvero quello di non sfruttare le numerosissime palle gol che creiamo ad ogni partita. Alla fine ci ha condannato alla retrocessione in Serie C2. Ora è inutile stare qui a recriminare, quel che è stato, ma è certo è che purtroppo poteva andare diversamente. Invece siamo stati un po' sfortunati, un po' ce la siamo cercata, perché se ogni partita non sfrutti le palle gol che crei,
è normale che poi a vincere sono gli altri, sono gli avversari, quindi va bene così. Per il futuro non lo so, non è una cosa che dovete chiedere a me, ma bisognerebbe parlare con la società, non so quali sono i piani della società, ora credo che ci sarà un po' di riposo per tutti, almeno per questa settimana, viste anche le festività pasquali, e poi ci sarà tempo per programmare al meglio tutto. Ringraziamo Carmine Napolitano, salutiamo la Vis Fondi, speriamo di vederli protagonisti il prossimo anno nel campionato C2, pronti a riprendersi quella che è stata l'altra categoria superiore. Dobbiamo ancora parlare di quello che è il campionato di C2 che ancora non è terminato. Andiamo per ordine, vediamo i risultati. Il Real Stella batte il Real Terracina 6-3. Non sono bastate le due reti di Giorgio e Pecchia per i terracinesi. L'Atletico Anzio Lavigno batte 8-1 addirittura lo Sporting Country Club, dove praticamente sono arrivati solo il gol di Bruno De Santis. Marina Maranola si arrende sul proprio campo contro il Latina Scalo, 3-5 risulta la finale, mentre un 4-4 esce dallo Sporting Terracina all'Accademia Sport con le reti di Pariselli, Morini e Caringi. Il Futsal Ceccano pareggia, un altro segno X, 6-6 contro l'Atletico Sperlonga con tre reti di Senega, due di Ritrocchio e uno di Cepa. Chiude il quadro lo United Latina che strapazza letteralmente il Real Fondi 10-1, il risultato finale con solo Antongiovanni a segno per la squadra di Tullio Vellucci. Anche in questo campionato alcuni verdetti sono già arrivati, ma prima di andare avanti noi dobbiamo andare per ordine e parlare di quelle che sono state queste gare. Ci andiamo a vedere prima di tutto l'8-1 con l'Atletico Anzio Lavigno contro lo Sporting Country Club con il commento di Mister De Angelis e Guerra per il Gaeta, curato ovviamente da Felice Pantanella. È stata una partita decisamente condizionata dall'assenza di motivazioni per quanto riguarda il country club. Noi ancora ci stiamo giocando qualcosa, loro no, e quindi questo ha fatto la differenza. I primi quarto d'ora, 20 minuti abbastanza in equilibrio, poi siamo comunque andati in vantaggio e la partita mano a mano è scivolata via senza grossi patemi. Loro non avendo più niente da giocarsi e poi con l'assenza anche di Sorrentino e Monaco, ovviamente non potevano offrire una prestazione di livello. Il caldo poi ha inciso anche un pochino. Nel secondo tempo ne ho approfittato per far giocare un po' tutti, anche chi aveva giocato di meno fino ad oggi. E quindi niente, siamo soddisfatti di come stanno andando le cose. Ovviamente avere tutti quei punti in classifica per noi è veramente una cosa inaspettata. Prossimo turno abbiamo il Latina Scalo fuori casa, anche loro salvi già dalla settimana scorsa, e noi cercheremo ovviamente di non avere nessun rimpianto, cercheremo comunque di andare a vincere proprio per verificare fino alla fine che lo Stella non abbia inciampato, non si sa mai. Felice, allora, riguardo la partita di sabato, ti devo dire, eravamo sicuramente rimaneggiati. Per cui le assenze di Willy, Damiano, il mister che non è potuto venire, anche l'apporto di Antonio e Fabio, insomma, hanno influito perché logicamente queste partite qui conta esserci tutti. Nonostante tutto, comunque l'approccio alla partita è stato buono, nel senso abbiamo avuto due disattenzioni per cui siamo andati subito sul 2-0. Logicamente poi pesa anche il fatto delle motivazioni. Noi logicamente abbiamo raggiunto il quinto posto, non abbiamo più nulla da dire a questo campionato rispetto a loro che comunque si stavano giocando il campionato. È stata quindi una partita, il primo tempo 4-0, il secondo tempo insomma abbiamo cercato di rimanere tranquilli anche per onorare il campionato. Logicamente però le motivazioni hanno fatto la differenza, faceva molto caldo, il campo era piccolo. Per cui, insomma, non c'è altro da dire, nel senso che comunque non è stato dal punto di vista tecnico una grande differenza tra le due squadre, ma soprattutto a livello di motivazioni e a livello di assenze, logicamente a noi hanno pesato molto. L'importante comunque era onorare il campionato, che comunque è stato un buon campionato, arrivare in quinta posizione. Adesso giochiamo contro l'Aprilia, cerchiamo quella partita di vincerla, perché comunque per riscattare soprattutto la partita dell'andata contro l'Aprilia, che è stata, diciamo, non è stata una prestazione delle migliori da parte nostra, e quindi vogliamo riscattarci in questo senso. Grazie.
È un Atletico Sperlonga ormai salvo in questo campionato e nonostante fosse la prima apparizione, gli uomini di Vaccaro hanno saputo vender cara la pelle. Allora andiamo a vedere, anzi a sentire il commento di Giorgio Vaccaro che ai microfoni Felice Pantarella ci ha parlato di com'è stata questa stagione. Sì, ciao Felice, buongiorno a tutti. Sì, siamo giunti con una giornata di anticipo alla salvezza. È stata un'annata bella, bella difficile, anche perché siamo partiti alla grande con le prime 4 giornate, ma poi purtroppo ci sono stati degli infortuni gravi che hanno penalizzato un po' tutto il campionato e la squadra. Abbiamo combattuto fino alla fine, mantenendo sempre, cercando di mantenere sempre la metà classifica. Ci siamo riusciti fino a un certo punto, poi meno male che alla fine sono rientrati gli infortunati e abbiamo fatto, penso, un ottimo rush finale. Quello che è stato decisivo è stato il gruppo. Come società, come presidente, siamo riusciti a mantenere bene il gruppo unito, a cercare di passare insieme momenti difficili e ce l'abbiamo fatta e abbiamo giocato una grande partita a Ceccano, un campo difficile contro una bella squadra. Ci siamo giocati il tutto per tutto perché poi ci volevamo salvare a tutti i costi, anche visto la classifica corta e l'Accademia alle spalle che ci rincorreva. Abbiamo disputato un'ottima partita, un grande pareggio 6-6, una partita equilibratissima che ha visto protagonisti entrambe le squadre. E quindi con questo gran pareggio, con questo grande spirito di squadra, con questa grande partita di cuore dai ragazzi, abbiamo conquistato un punto fondamentale che ci vede salvi, ci consolida la salvezza e ci dà la possibilità di affrontare un altro campionato di Serie C2. E quindi siamo contentissimi. Sabato prossimo giocheremo in casa con il Maranola e faremo una grande festa, la società, tutti i tifosi, tutti quanti insieme per festeggiare questa salvezza in questo campionato che, ti ripeto, è stato molto molto difficile. Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi e non vedo l'ora di abbracciarli tutti. Ciao, grazie. Eccoci tornati in studio, il nostro Felice Pantarella ci ha subito contattato, il Fondi noi l'avevamo dato ai playout in Serie B, invece la squadra del presidente Ginepro è retrocessa, quindi il prossimo anno giocherà il campionato di C1. Andiamo avanti perché nel frattempo la nostra categoria ha preso colore e prende colore in maniera interessante perché se Real Stella e Atletico Anzio Lavigno sono ancora lì per contendersi il primo posto in classifica, lo United Latina con 60 punti è ormai certo di quello che sarà la terza piazza del campionato e quindi un biglietto per quelli che sono i playoff. Lì in fondo non cambia niente, visto che manca una sola giornata, l'Atletico Sperlonga è salvo con 31 punti, dall'Accademia Sport fino a Città di Pontinia è tutto un discorso retrocessione. E quindi staremo a vedere cosa succederà, anche perché possono cambiare leggermente le posizioni nella prossima giornata, ma l'andamento è quello, soprattutto nella parte bassa della classifica. Prossima giornata, eccola che arriva Solerte, Accademia Sport, Fontana Liri, Atletico Sperlonga, Marina Maranola, Pontinia Ceccano, Real Fondi, Real Stella, questo è un bel derby real per la prima della classe, mentre l'altro occhio sarà puntato sull'incontro tra la seconda della classe, l'Atletico Anzio Lavigno, sul campo del Virtus Latina Scalo. Noi ovviamente nella prossima settimana vi daremo ragguagli su quanto accaduto. Scendiamo in Serie D dove il campionato forse è al momento il più interessante e il più avvincente perché è ancora tutto da decidere. Andiamo a vedere i risultati, c'è la vittoria dell'Eracle sul campo dell'L Nettuno 1-4 là in fondo sotto lo 0-6 del Golfo Spinei. Il L'Agorà batte 10-1 il Formia 905 e il Cassio esce battuto sul proprio campo 2-6 il risultato finale. Sì, noi innanzitutto abbiamo affrontato una buona squadra e fino a, come ha detto lei, fino a 3 quarti di partita sono stati in gioco. Poi sono saliti e lì siamo riusciti ad entrare meglio e
a concludere. Comunque sia, è stata una bella partita, sofferta anche per via del caldo e del campo, però tutto sommato una buona partita. Questa vittoria, che prospettiva ha il futsal alla fine di arrivare un po' più vicino alla vetta, anche se comunque diventa difficile? Beh sì, finché la matematica non ci condanna, noi comunque lottiamo. Dobbiamo fare più punti possibili, quindi cercare di vincere tutte le partite, poi vedere un po' cosa faranno le altre partite. Non so se lei c'era già l'anno scorso, io ricordo che l'anno scorso la società della squadra era molto più, diciamo così, turbolente, come si vuol dire. Quest'anno mi sembra che la squadra gioca e vince, insomma, rispetto sì, alla sì, stiamo giocando meglio piano, sì, abbiamo capito bene alcuni meccanismi e riusciamo a esprimerci sempre meglio. Avete già incontrato lo Scauri, quindi vi può dare un giudizio su questa squadra? Beh, lo Scauri è una buonissima squadra, noi abbiamo pareggiato in casa, abbiamo perso lì da loro, squadra quadrata, cinica, e quindi merita sicuramente la posizione in classifica. Come si prospetta adesso il prossimo turno? Il match mi sembra in casa contro l'Aurora Vodice, quindi diciamo facile, anche se le gare bisogna giocarle. Sulla carta, guardando la classifica, potrebbe sembrare facile, però sappiamo che le partite a calcio a 5 sono imprevedibili, quindi sicuramente c'è da metterci la testa e continuare così. Sicuramente questa è una delle squadre più attrezzate del torneo, e quindi penso che comunque abbiamo disputato un'ottima partita. Abbiamo un po' mollato alla fine per una questione forse anche fisica, ma soprattutto mentale, però sono soddisfatto dei miei ragazzi che, nonostante tutto, hanno giocato alla pari fino a 10 minuti alla fine, poi il risultato ci sta. Certo, anche perché comunque il caldo, diciamo, che l'ha fatto da padrone, no? Il caldo c'era anche da parte per loro, ovviamente, però sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita nonostante tutto. È stato quel minuto in cui sono passati sul 4-2, che forse è stato un attimo di temperamento. Certo, abbiamo perso un po' di fiducia. Ci credevamo ancora sul 3-2, forse avessimo avuto un po' più di pazienza, portare ancora avanti la partita sul 3-2, avremmo potuto interpretare il finale della partita in modo diverso. Che cosa significava vincere questo match? Subentrare al quinto posto oppure che cosa? Ma più che subentrare al quinto posto, che poteva essere importante per il fatto di giocare i play-off in casa, ma è una questione più che altro mentale per affrontare le prossime partite in modo diverso. E quindi pazienza, vorrà dire che affronteremo i play-off con un altro spirito, ma sicuramente dando il massimo di noi stessi. Però mi sembrava che noi, rispetto a loro, abbiamo giocato con qualche ragazzotto in più. Loro mi sembrano più esperti in tutto, no? Beh, sicuramente loro hanno un altro tipo di gioco, un altro tipo di esperienza. Teniamo presente che comunque è il primo anno che questi ragazzi si trovano, e penso che alla fine di tutti i conti abbiamo fatto comunque un ottimo campionato, comunque vada, e questo dobbiamo esserne comunque fieri di come siamo arrivati a fine stagione. Certo, il prossimo turno contro il Formia dovrebbe essere una partita alla portata. Dovrebbe essere teoricamente alla portata, ma il derby, come sappiamo, nasconde mille insidie, soprattutto per una questione emotiva. E poi comunque il Formia, nonostante i punti che ha, è un'ottima squadra, ha avuto mille problemi, sicuramente più di noi, però ha dei giocatori comunque molto validi, e considerando anche la partita dell'andata che ci hanno messo molto in difficoltà, penso che è una partita comunque dura, e non è assolutamente scontato il risultato. Classifica che ci dice che l'Eracle è ancora primo con 61 punti in classifica, e ovviamente anche qui mancano pochissime giornate, ne mancano due per chiudere il campionato. Il Flora è a 58 punti, quindi virtualmente il discorso è ancora aperto tra queste due formazioni. Via via tutte le altre, il Cassio Club chiude in maniera onorevole a 38 punti in classifica, mentre il Formia vede un'altra stagione che passa praticamente senza cambiare le sorti del Formia 105, e soprattutto spero che sia stata una stagione per buttare giù delle buone fondamenta per quello che sarà il prossimo campionato di Serie D.
Andiamo avanti perché il campionato non è ancora finito, ci sono i prossimi turni di questo campionato e c'è il derby. Formula 105 Cassio Club è la partita di cartello per quanto riguarda il golfo, ma altra partita importante è quella dell'Heracles Scauri, che ovviamente dovrà vedersela contro l'Agora Santa Rita. Agora che al momento è in ottava posizione, 33 punti, e quindi sicuramente gli uomini scauresi cercheranno di non perdere punti, di giocarsela al massimo, perché no, cercare di festeggiare il prima possibile il traguardo del passaggio in C2. Ovviamente campionato di C2 del prossimo anno, che non sarà semplicissimo, anche perché arriveranno gli under, arriveranno i giovani obbligatori, e anche il campionato in C2 sarà abbastanza complicato da affrontare, visto che è un altro step in avanti e si cresce in maniera abbastanza importante e fondamentale. Andiamo avanti, si è giocata l'ultima giornata del campionato di Serie A femminile, ovviamente l'abbiamo già detto come discorso la settimana scorsa, la Vissofondi non è stata padrona delle proprie sorti, era ferma per il riposo, e per completare, per dovere di cronaca, il quadro dei risultati, possiamo dire che l'Angelana batte la capolista Coppa d'Oro 4-2, risultato finale. La Magna Grecia batte il Tivoli 13-5, questo è un altro risultato abbastanza eclatante. Vediamo la classifica finale di questo campionato di Serie C, che quindi ci lascia, di Serie A, scusate, che ci lascia per questa stagione di overtime. Il Coppa d'Oro primo a 56 punti, si aggiudica il primo posto in campionato, il Virtus Ciampino a 47, l'Angelana seconda piazza a 50. Gli ultimi posti retrocedono, Virtus Fenice, Magna Grecia e Borussia, si salva il Nazareth, e quindi la Vissofondi chiude in quarta posizione in classifica, un campionato di tutto rispetto che ha visto le ragazze fondane andare a giocare anche la Coppa Italia, quindi un sacco mezzo pieno, potremmo dire così, per lo sport fondano, visto anche perché dall'altra parte sono arrivate alcune retrocessioni. Andiamo avanti, non parliamo di Serie C, ma chiudiamo il nostro overtime parlando di Serie D femminile. Serie D femminile, il quadro dei risultati: la Delio Cisterna batte 11-0 l'Aurora Vodice Sabaudia, il Castro dei Vosci festeggia 9-0 contro l'Agora e la Don Bosco Gaeta porta 4-0 il risultato a casa contro l'Isola Liri. Il Marina Marano l'ha piegato dal Priverno 10-3 e l'Hornets batte il Real Terracina 7-3. Il derby di fondi tra la Virtus e la Vis si chiude 2-4 a favore della squadra ospite. La classifica finale di questo campionato, eccola: Castro dei Vosci 63, Sporting Hornets 58 e Don Bosco Gaeta terza piazza 39 punti, che lascia ben sperare per eventuali ripescaggi. La Vissa la prima stagione a 37 punti, via via tutte le altre. Ci può rimanere il rimpianto per il Marina Maranola, che a metà stagione era in quarta piazza, poi si è un po' persa la squadra del Marina Maranola, ovviamente. Anche qui appuntamento al prossimo anno. Appuntamento a dopo Pasqua invece per il nostro overtime futsal. Non vi diamo il prossimo turno perché ovviamente non c'è della Serie D femminile, il campionato si è chiuso. Appuntamento a dopo Pasqua per allora per il nostro overtime futsal. Speriamo di portarvi il nostro Felice Pantarella anche per cominciare a chiudere con lui il quadro dei campionati. A me non resta che augurarvi una serena Pasqua e ovviamente appuntamento alla prossima settimana. Vi lascio Enrico dalla Torre. We'll be right back.